Buongiorno a tutti e bentornati a un altro episodio di Dragon Ball Z Super Sonic Warriors 2. Continuiamo con la storia. E oggi continuiamo con Gotenks. Quindi andiamo subito a vedere. Che è successo qui? È successa una lotta. Non importa, rifacciamo. Ero convinto che... perché stavo provando a vedere come si sbloccavano le altre. Ma non importa, ricominciamo dall'inizio. Per poter sconfiggere Buu, praticamente sono stati suggeriti di allenare la tecnica della fusione Gotenks e Trunks, e quindi tecnicamente noi ci alleneremo. Quindi, la prima lotta tecnicamente dovremo farla contro Junior, perché è lui che si sta allenando. Quindi, prepariamoci a questa lotta, e poi vi spiego anche come sbloccare le altre saghe alternative di questa saga di Gotenks, dico. Sono molestissimi con questo rumore. Non so esattamente cosa stiano dicendo, però so solo che sono molestissimi. E niente. Ecco, questo è quello che si prova a spostarsi mentre ti fanno la mossa, capito? Ecco, non questa. Ah, e l'abbiamo sconfitto, e niente. Facendo così praticamente sbloccheremo la lotta che dovremo fare contro Majin Buu, quello che in questo gioco è chiamato quello buono, che non è quello buono, è solamente quello grasso, grassissimo. E niente, praticamente vanno. Dunque, ora non so se ci riesco. Ah, è inutile che stiamo a ascoltare. Praticamente questa lotta, il timer lì sopra che vedrete che è a 1800, per poter sbloccare la saga alternativa dovremo battere Buu prima che raggiunga il 1600. Quindi dobbiamo essere straveloci, cosa che non credo riusciremo a fare. Anche no, si è tolto. Eh no, ci ha fregato. E niente, l'abbiamo sconfitto, anche se è passato molto più tempo. Mi ha colpito con delle mosse che non mi aspettavo. Vabbè, proverò a sbloccarla io mentre gioco, ma ovviamente non farò vedere, l'unica soluzione è quella. Cosa? Sono tornati normali? Cosa facciamo ora, Trunks? Corriamo via! E corrono via. Ok. Quindi, tecnicamente, abbiamo sbloccato la continuazione Super Saiyan Final Attack. Incapaci di sconfiggere Buu, Goten e Trunks sono tornati al Tempio di Kami, all'osservatorio, insomma. Avete alcuna idea di quanto siete stati stupidi a correre così? Scusa. Almeno avete capito. Tutte le cose, anche se siete forti, non potrete riuscire a batterlo, bla bla bla, allenamenti, bla bla. Ok, mentre stavano allenando, Buu si è trasformato in pura malvagità. E praticamente questo Buu ha seguito l'energia di Trunks, di Gotenks, fino all'osservatorio. Ok, quindi tecnicamente li stanno facendo ancora allenare tra di loro, nella stanza dello spirito del tempo, nel frattempo che aspettiamo l'arrivo di Buu. Guardate, sono shiny. E niente, dobbiamo allenarci contro noi stessi. È una cosa carina questa. E credo che siano anche il personaggio più molesto riguardante ai loro versi e le loro urla. Incredibile, veramente quanto mi dia fastidio sentirli. Però non importa, abbiamo vinto lo stesso e ora andiamo avanti. Sì, dovrebbe essere abbastanza. Junior dovrebbe essere meravigliato quando ci vedrà. Quindi prendiamo, facciamoci una pausa e dormiamo. Abbiamo imparato l'abilità Super Saiyan molto bene. Dovremmo tecnicamente togliere di più? Non lo so. Ok, Showdown, Evil Buu. È praticamente la sfida contro un altro Buu. Schivo perché tanto la storia la conoscete. E anche qui, per poter sbloccare tecnicamente la saga extra, dovremmo batterlo entro 2 secondi. Quindi proviamoci. Cosa ci costa provare? Cioè, se ci riusciamo ora, ben venga. Cosa che vedo particolarmente difficile. E infatti, è stato impossibile. Ce l'avevamo quasi fatta in realtà, solamente che mi serviva leggermente un po' più di carica. Però non importa, ci riproverò dopo così, mentre cerco di andare avanti. E niente, abbiamo sbloccato quindi un altro stage e abbiamo battuto Majin Buu, malvagio.
È tutto quello che avete? Siete così deboli. È così noioso, ne ho abbastanza. Cosa? Ho appena iniziato. Oh. Stupidi, non cadrò per questo. Ma è tutto quello che avete? E ora ci sarà la finta. Oh no, non ce la possiamo fare, robe varie. Broken door. Quindi, porta rotta. Finisce qui, Boo. Ho distrutto l'unica porta per uscire da questo mondo. Non importa quanto forte tu sia, non c'è modo per scappare. Perché l'hai fatto senza... che tu me l'abbia detto? Avevo questa grande tecnica pronta. Cosa? E tu che eri così sbattuto? Era uno scherzo. Ci sentiamo... Ah, comunque, sì. Ah, no! Ok, è così forte da poter distruggere le dimensioni e praticamente lo fa anche lui, diventando di terzo livello. Praticamente sia io che Boo abbiamo distrutto le porte dimensionali per la nostra troppa potenza. Cosa se è diverso, giusto? Cosa hai fatto alle persone qui? L'ho trasformato in cioccolato. Ora sono veramente arrabbiato. E parte questa sfida contro Majin Boo con Gotenks livello 3. Molto... Adabbato, sbaglio? Adabbato, sì, adabbato. Avete visto? Questo personaggio è veramente molto forte. E abbiamo quindi sconfitto Majin Boo. Niente di più facile. E niente, andiamo avanti con l'ultima lotta tecnicamente della saga originale. Abbiamo sbloccato Gotenks livello 3. E ora... manca solamente una zona che è battaglia finale. Si sta arrabbiando. Ehi, fai qualcosa. Sì, Crash Ultra Boo Volleyball. Junior, aiutaci. Eccolo. Ok. Sbagliato, se dico ecco qua. Allora, tu dici? Certo. Quindi abbiamo questo attacco di coppia che possiamo fare con Junior. Quindi tecnicamente io terrò il cursore qua su touch, così non appena arriveremo a 200% di energia potremo utilizzare questa mossa. Ecco, subito. Fortunatamente riesco a contrastare la sua mossa, quella di diventa una palla. Ok. Ce l'abbiamo fatta e credo che lo batteremo con questo. Bugger, schiacciata e vittoria. Niente, abbiamo sconfitto quindi Majin Buu e abbiamo terminato la saga, quella originale. Ora mi metterò un attimino a fare queste lotte provando a vedere come andranno. Spero che vadino bene. Prendi questo, attacco finale. Super Ghost Kamikaze Bomber. Yahoo! Sembra che le rovine stiano cadendo. Oh no! È finita? No, non è finita perché sappiamo bene che non è finita. Avete salvato il mondo. Potrete avere tutti i premi che volete. Intendi davvero? Beh, voglio il mio parco di divertimenti personale. E per me voglio avere così tante torte finché posso mangiare. E voi due. Non sono quei desideri impossibili senza le sfere del drago? Giusto! Mamma, fammi prendere il radar. Trunks, andiamo a Goten. Eh no, non è proprio così che va la storia. Abbiamo imparato Super Ghost Bomber e ora mi metterò tecnicamente a provare a sbloccare queste due saghe. Ok, tecnicamente l'ho sbloccato anche senza aver raggiunto quel tempo prestabilito. Forse non dovevo arrivare a 15, non mi ricordo. Perché comunque sono arrivato a 1582, ho superato di 18 secondi. Non lo so, non importa, ho sbloccato e abbiamo Gotenks contro Vegeta. Come sempre il salvatore della Terra, Mr. Satan, si è mostrato per combattere contro Majin Buu. Ma in qualche modo sono diventati amici e hanno cominciato a vivere insieme. Cosa? Cos'è tutto quel casino? Buu! Cosa? Togli dalla mia strada. Aspetta, Buu non è malvagio. È stato ordinato di far quelle cose. Non sapeva. Beh... se mi chiedi... non sto chiedendo. Ti scongiuro. Fallo star con me. Così farei in modo che niente possa succedere.
Ok, se la metti così, allora farei in modo che tutto vada ok. Molto bene. Ok, quindi praticamente Goten e Trunks hanno lasciato Buu vivere tenendo il segreto con Mr. Satan. Sono diventati buoni amici con Buu e andavano la maggior parte dei giorni a giocare con Buu. Ma... ehi! Hey, bello vedervi ragazzi, vi stavo aspettando Buu. Eh? Mi stavo chiedendo dove andava tutti i giorni, Trunks. Perché c'è Buu qui? Come posso dire? Signore, non farà del male a nessuno. Non fatemi ridere. Io lo distruggerò. Papà, no. Se vuoi far veramente, allora dovrei affrontarci. Volete affrontarmi? Ok, allora non mi terrò... bene. Come Vegeta non vorrà evitare di farci del male, allora noi eviteremo di utilizzare il minimo della nostra potenza. L'utilizzeremo tutta. Vegeta, infame. Per te solo Kamehameha. Eh sì, ho capito, però lo stavo colpendo, dai, gioco di merda. Prende in giro, sto cazzo di gioco. Toh, se fosse successo a me sicuramente mi avrebbe... ecco, infatti. Dai, Vegeta, su, vai giù che dovevo finire il gameplay. Grazie, grazie mille, gentilissimo. E abbiamo sconfitto anche Vegeta. Ora vediamo che cosa tecnicamente dovrà succedere. Dannazione. Brutte pesti. Wow, oh, oh, oh. Goten, Trunks, Mr. Satan. No, non ti farò essere cattivo con i miei amici. Oh no. Cosa? Ci sono due Buu? Oh oh. That's not good. Comunque abbiamo imparato non disturbare Blue. Buu. Buu malvagio è finalmente arrivato. No, dobbiamo sconfiggerlo o... dannazione. Vi distruggerò tutti e praticamente allora saremmo... noi, Vegeta e Buu? Sì, infatti, contro Super Buu. Completamente nella città distrutta, anche se tecnicamente non c'è ancora stato nulla. Ho capito, è ingiusto, cazzo è ingiusto. Dai, fai la tua mossa, vai. Dai, cerchiamo di... Mi viene solamente da ridere. Mi viene solamente da ridere. Guardate. E non puoi nemmeno evitarlo, ti viene direttamente contro finché non ti prende. Non si può evitare. E niente, l'abbiamo sconfitto fregandolo con la sua stessa mossa. Ma non riesco nemmeno a capire perché Majin Buu siano dovuti essere fatti così OP in tutti i giochi. Guardate il Budokai Tenkaichi 2 con Kid Buu e la sua cazzo di mossa rotante. Sì, abbiamo sconfitto quella persona strana. Cosa è successo? Da quando abbiamo combattuto quella parte abbiamo distrutto la malvagità in Buu? Giusto, papà. Questo vuol dire che Buu è veramente salvo, vero? Signore, aspettate, Goten, Trunks. Vi insegnerò una magia. Vi insegnerò a rinchiudermi. Ma perché? Non so cosa potrebbe succedere quando sarò in giro. Quello che è successo oggi potrebbe succedere di nuovo. Capite ora, pesti? Questo è quello che è meglio per Buu. Trunks. Goten, non piangere. Ma stai piangendo anche tu. Addio, Mr. Satan, Trunks, Goten. Non vi dimenticherò mai. Goten e Trunks, quindi, sono diventati molto più forti grazie alla tristezza che c'era. E abbiamo sbloccato un nuovo personaggio, Buu. E quindi ora ci rimane solamente un pezzo di saga che proverò a sbloccare ora. Ok, dovrei avercela fatta. Dannazione, ancora di più e potevo mostrare qualcosa di intelligente, di carino. Di cosa stai parlando? Cosa? Ah. Ta-da! Ora è finita, andrai giù, Majin Buu. Ah! Non vi immaginate quanto tempo ci abbia messo per poter sbloccare questa dannatissima saga extra. Veramente ci ho messo un tempo troppo lungo. Comunque andiamo avanti. Grazie a Gotenks, Buu è andato e il mondo è di nuovo al sicuro. Goten e Trunks quindi sono andati da Union per ottenere il loro premio. Ok, davvero, davvero, davvero?
Su quale pianeta dovremmo andare? Il pianeta di Piccolo. I nostri padri sono andati entrambi lì, giusto? Oh no, sta a vedere che arriva la storia di Cooler. Sicuramente. Eccolo, infatti, immaginavo. Ah, quanta pazienza. Sono i Cooler. Sì, è una sfida altamente noiosa perché ci sparano tre Cooler insieme, ecco, infatti. Io non devo parlare, devo star zitto e farmi i fatti miei. E niente, non importa. Abbiamo pazienza e lo faremo. A parte che ci ho messo più tempo a battere i Majin Buu nel tempo prefissato, che questa qua in confronto penso che sia una passeggiata. Sì, infatti. E uno è andato, benissimo. Siamo già a un ottimo punto. A parte che siamo veramente anche a un ottimo punto del gameplay, della saga e quant'altro. E tua sorella, ok? Bene. Boom. Cerchiamo di batterli più in fretta che possiamo, così almeno ci togliamo il problema prima del previsto. Dai, vai, tu colpiscimi, che almeno al tuo fratello dopo tolgo un bel po' con la mia super strafiga mossa finale che non mi ricordo nemmeno qual è. Ecco qua, non gli ha tolto tantissimo anche perché era vita piena, ma non importa. Non importa, non importa, va bene comunque. Ah, è finita? Sì. Ma dai, per un pugno, Cristo. Dai, togli il coro, non riesco più a colpire. Ok, l'ho colpito. Molto bene. E abbiamo vinto! Ma che... Non dovrebbero lasciarsi andare così questi ragazzi. Non ho ben capito in realtà che cosa ha detto, però abbiamo sbloccato l'ultima parte. V per vittoria! Immagino che mi dovrei essere aspettato che i robot non fossero stati così facili da sconfiggere. Chi sei il loro boss? Chi è Freezer? Ah beh, è vero, non lo sanno. Cosa? Come? Non era completo, ma ho un controllo di unità. Ah, per... Ok. Per un motivo strano ha preso Broly. Ok. Molto bene. Queste seghe alternative si fanno sempre più interessanti. Questa mossa non l'ho ben capita. Praticamente gli va in testa. Fantasmini, fantasmini, fantasmini. Dai, che abbiamo già praticamente sconfitto Cooler. Cioè, Cooler normale, anche se è stato particolarmente facile, eh. Madonna, che mossa cattivissima che è questa. Comunque, abbiamo sconfitto anche quindi Broly. Abbiamo finito quest'altra saga. Pam 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 pam. Immagino che sono veramente il più forte. Non farti distrarre. Au! Ed è stato colpito malamente da uno schiaffone di Junior. Grazie a Gotenks, il nuovo pianeta Namek è stato salvato. Più tardi, nella navicella, mentre tornano a casa... Che cosa succederà mai? Sono veramente sorpreso, Coran e Trunks sono veramente forti. Siamo i più forti, giusto Goten? Sì. Abbiamo sconfitto tutti i cattivi ragazzi nell'universo. Ehi, non è una cattiva idea. Cosa? E potrebbero andare a battere tutti i cattivi. Il loro viaggio attraverso lo spazio non è ancora finito, comunque. E abbiamo imparato l'abilità V per vittoria. Quando Gotenks, Super Saiyan 3, premo il pulsante L. Ho capito, molto bene. E quindi abbiamo finito anche le storie di Gotenks. Ragazzi, noi ci vediamo dalla prossima parte, dove cominciamo praticamente con i cattivi e cominciamo con Ginyu. Quindi ragazzi, un saluto a Teo e... Ciao ciao!